Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! Come si è preparato per interpretare Joker? Perché da bambino si faceva chiamare Foglia? E cosa ci faceva quella volta vestito da Superman? Eccovi 10 curiosità su Joaquin Phoenix! Joker ha letteralmente diviso il pubblico, a tanti è piaciuto tantissimo, ad altri ha fatto schifissimo. Ma tutti concordiamo su una cosa, la performance di Joaquin Phoenix è stata straordinaria. Ma d'altronde non è esattamente una novità, Phoenix è sempre stato un attore straordinario. Ma in Joker la sua bravura non è passata inosservata al grande pubblico. E quindi ci siamo tutti ritrovati a chiederci, ma chi è Joaquin Phoenix? Qual è la sua storia? Vi avviso in anticipo che la sua vita non è stata facilissima, perciò preparatevi qualche fazzoletto, perché con le 10 curiosità su Joaquin Phoenix ci sarà da ridere ma anche da versare qualche lacrima. E se non volete che la versi anch'io qualche lacrima, allora iscrivetevi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul simbolino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche su in alto, che è sempre una cosa importantissima. E se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd everywhere, allora followatemi su Instagram e mettete mi piace alla mia pagina Facebook, please. Bene, ciancio alle bande e portiamo un po' di gioia e di risate nel mondo, va? Sigla! Una famiglia impegnativa. Joaquin Rafael Bottom nasce in Puerto Rico il 28 ottobre 1974 da due genitori americani, John Lee e Arlene, che giravano il Sud America con la setta allora chiamata i Bambini di Dio. E se il nome del movimento religioso non vi ha già inquietato abbastanza, volete sapere qual era il loro metodo di evangelizzazione preferito? Il flirty fishing, ovvero l'utilizzo per dimostrare l'amore divino e per guadagnarsi sia proseliti che qualunque altra cosa di cui avessero bisogno. Dopo qualche anno un po' wild, la famiglia Bottom decide di abbandonare la setta, stabilirsi negli Stati Uniti con i suoi 5 figli e cambiare il cognome in Phoenix, perché come la mitologica Fenice anche loro sono risorti dalle proprie ceneri per iniziare una nuova vita. Un nome è per sempre. Quanti figli di hippie hanno nomi strani e i Bottom, ovvero i Phoenix, si sono davvero sbizzarriti. Il primogenito River, fiume, la secondogenita Rain, pioggia, e poi Liberty, libertà, e Summer, estate. Capite che il povero Joaquin, l'unico con un nome normale, si sentisse un po' escluso da bambino, ed è per questo che in tenera età decide di farsi chiamare Leaf, foglia. Ma con in tenera età intendo tipo 4 anni, roba che ha cambiato più nomi lui nella sua infanzia che Puff Daddy in tutta la sua carriera. Mamma e papà Phoenix, riconoscendo grande talento nei loro figli, li spingono a esibirsi nel canto e nel ballo, anche con allegri numeri da strada. Finché un giorno un famosissimo agente specializzato in attori bambini li nota e li catapulta nel mondo televisivo. 5 fratelli, tutti piccole star, con nomi così strani attirano di certo l'attenzione. Perciò non stupisce affatto che le emittenti televisive fossero molto interessate alla loro storia. There's an old saying, of course, that goes the family. Intanto Leaf, ovvero Joaquin, ma soprattutto il fratello maggiore, diventano sempre più famosi, fino a quando River recita nel famigerato Stand By Me, film ispirato al racconto di Stephen King The Body, trasformandosi in un vero teen idol, Superboy. Tra i tantissimi progetti a cui ha lavorato il piccolo Leaf c'è una serie TV che inizia così. Esce da scuola, viene picchiato dai bulli e diventa Joker? No, no. Molto meglio. La morte di River. Dopo essersi ritirato dalla carriera di attore bambino, Leaf parte per un lungo viaggio con il padre, durante il quale cambia il suo nome nuovamente in Joaquin. Ma il fratello River non si dà per vinto. When I was 15 or 16, my brother River came home from work and he had a VHS copy of a movie called Raging Bull. And he sat me down and made me watch it. And the next day he woke me up and he made me watch it again. And he said, "You're gonna start acting again. This is what you're gonna do."
And he didn't ask me, he just told me. Una notte, mentre i due fratelli sono in un nightclub all'epoca di proprietà di Johnny Depp, River cade a terra morente per overdose sotto gli occhi di Joaquin, che chiama i soccorsi disperato. E se già questo per un 19enne non dovesse essere abbastanza, la telefonata fatta al 911 viene resa pubblica e mandata e rimandata in onda da tutti i media americani. Così Joaquin si ritira a vita privata per un anno. I talk show. Una considerevole parte del lavoro degli attori, soprattutto di quelli oltreoceano, è la promozione dei film. Interviste, articoli, fotografie, convention e in particolar modo i talk show. E mentre alcuni adorano mettersi in mostra sentendosi super a loro agio, altri patiscono tantissimo le ospitate in queste brillantissime trasmissioni. E Joaquin Phoenix è proprio uno di questi e non ha problemi ad ammetterlo pubblicamente. I've read in many things that you don't enjoy doing talk shows. And I find that Mom, you're an actor. Can't you act like you like talk shows? I really do like coming here, man. You do? Yeah, thank you. There you go. That was good. Yeah, we got it. Quella volta da Letterman. E proprio durante il Letterman Show, talk che ha fatto storia e che tutti in tutto il mondo hanno provato a copiare, Phoenix ha dato davvero il meglio di sé. È il 2009 e Joaquin va da David Letterman per promuovere il film True Lovers e per annunciare l'abbandono della recitazione a favore della musica rap. E per tutta l'intervista borbotta, risponde a monosillabi come se fosse già entrato nella parte del rapper taciturno. In questi show non si può mai sapere cosa sia preparato e cosa improvvisato, ma l'irritazione di Letterman di fronte al comportamento di Phoenix sembra piuttosto sincera. I'll come to your house and chew gum. But, okay, I don't have to chew gum. No, just relax. I won't chew the gum. And Joaquin, I'm sorry you couldn't be here tonight. In realtà faceva tutto parte di un mockumentary, un documentario preso in giro, che Joaquin e il fratello di Ben Affleck, Casey, hanno scritto, prodotto e diretto. E l'ospitata al Letterman Show è capitata proprio durante quel periodo in cui Phoenix era e doveva restare in personaggio per il progetto. Fatto che ha intaccato la sua popolarità in America? Un po'. Che l'ha fatto prendere meno sul serio come attore? Anche. Ma, hey, non c'è nessuno più bravo a risollevarsi di lui, mockumentary o meno. Love, love, time. La carriera di Joaquin Phoenix è costellata di fantastici progetti, molti un po' di nicchia, nei quali è riuscito ad esprimere appieno le sue capacità attoriali. Dopo il ruolo di Commodo nel Gladiatore, The Master e Quando l'amore brucia l'anima, per i quali ha ricevuto 3 candidature all'Oscar, ecco che nel 2013 arriva lei, Her. Forse il film più importante di tutti per Phoenix, perché sul set conosce la sua elegantissima fidanzata, Rooney Mara. Sono così carini insieme. E pensare che all'inizio lui era convinto di starle antipatico. Ha, l'amour. Becoming Joker. La trasformazione di Joaquin in Arthur Fleck nel Joker di Todd Phillips è stata davvero, scioccante. Tutto è partito da una riflessione su come le malattie mentali possano sconvolgere la vita di chi ne soffre, a cominciare dal peso. Either they put on weight or they lost weight. And it seemed like it was this common theme for so many people. And so that's really what motivated the idea of him being thin. E perdere più di 23 kg ha avuto conseguenze sorprendenti. It helped me find so much of the movement of the character. Things that I hadn't anticipated, but I think you become aware of your body in a different way. Ma se c'è qualcosa di ancora più sconvolgente è la risata di Arthur Fleck. I studied these videos. They're people that have these uncontrollable fits of laughter. And then you just try it and you make a lot of mistakes. You know, there's a scene in the movie that's from the second day of shooting, and I hadn't found it yet, and I hate the scene because it seems forced and it seems wrong and I just hadn't really found it yet. E la danza? Phoenix ha realizzato quel balletto sulla scala che tutti abbiamo impressissimo nella memoria grazie all'aiuto di un coreografo. Ma volete sapere qual è stata la primaria fonte di ispirazione delle sue movenze? Un numero di Ray Bolger intitolato The Old Soft Shoe. E perdonate la scarsa qualità del video, ma risale al 1957. Ne
nel segno del giallo. È quasi come se Joaquin Phoenix fosse nato per interpretare Joker, un villain folle e spietato. O forse no, magari è stato un ruolo in particolare, un incontro durante la sua carriera ad averlo segnato profondamente. E non è Superman che fa fuori il bullo, e non è la partecipazione alla serie TV di Alfred Hitchcock. Sto parlando del dicembre 1984, quando Joaquin ha soli 10 anni e ha diviso la scena con lei, la signora che da Cabot Cove semina morte e distruzione ovunque vada. Lei, Jessica Fletcher, che è un attimo che ti aggiusta la bici, wow, e poi ti ritrovi a dire cose tipo: "What are they doing? They're gonna hang him, dummy." Se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto alla allegra famiglia dell'Os Capelones, allora dovete fare sempre le solite cose, ovvero mettere mi piace, lasciare un commento e iscrivervi al canale YouTube di Cosmopoliner, attivando anche la campanella delle notifiche su in alto, che è sempre una cosa importantissima, altrimenti mi farò crescere Los Bafos.